Ciao ragazzi, bentornati di nuovo nella Cucina per Tutti, ovvero la mia cucina a vostra disposizione. Come avete visto negli ultimi video, abbiamo preparato insieme qualcosa di primaverile, visto che è la stagione in corso. E anche oggi non mancheremo questo appuntamento perché vi voglio proporre un condimento barra sugo che andiamo a preparare con delle verdure proprio della primavera della stagione in corso. Se siete quindi curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per fare insieme questo sughetto che possiamo accompagnare con la pasta oppure questo buon condimento da accompagnare con della carne o del pesce, mettiamoci al lavoro, prendiamo nota perché i fornelli ci aspettano. Ecco quali sono gli ingredienti che ci serviranno: una bella cipolla di Tropea, una melanzana, un peperone rosso, un peperone giallo, 4 zucchine piccole con annesso fiore di zucchina, delle foglioline di basilico, sale, olio e pepe. Mettiamoci quindi a lavoro. Allora, io la prima cosa che ho fatto è stato pulire dalle impurità e dai semi i peperoni, che andrò a tagliare a listarelle e le rimetterò nel piatto. Come vedete, questo è lo spessore ideale. Magari per comodità li tagliamo anche a metà, giusto per non averli troppo lunghi all'interno della padella e cercare di dare una dimensione equiparata a tutti quanti gli altri ingredienti e alle altre verdure. Andiamo avanti con quello giallo. Ok, con i peperoni abbiamo terminato. Ora io mi sono portata avanti, ho già lavato le zucchine. Ora cosa facciamo? Facciamo questa operazione. Noi andiamo a togliere dalla zucchina il fiore di zucchina e all'interno troverete, come potete vedere, ora io lo rompo in questo modo per farvi vedere, trovate questo pistillo. Noi andiamo a eliminare il pistillo, ma teniamo tutto il fiore perché lo metteremo in padella quando cuoceremo le zucchine e tutte le altre verdure. E vado avanti con il prossimo. Noi questi li teniamo anche grossolani, non è un problema, e li mettiamo nel piatto insieme ai pomodori. Poi prendiamo le zucchine. Con le zucchine facciamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto per i peperoni, ovvero io in genere la taglio a metà in questo modo e vado a fare sempre delle listarelle, come potete vedere così. Le vado a dividere a metà in questo modo e completando l'operazione con tutte e quattro le zucchine le vado a riporre nel piatto. Prepararci subito tutti gli ingredienti come stiamo facendo ci permetterà di lavorare in maniera continua senza passare continuamente dalla padella al tagliere. Abbiamo terminato anche con le zucchine, io ho lavato la melanzana, vado a privarla della parte iniziale e della parte finale e faccio la stessa cosa che ho fatto con le altre due verdure, ovvero la vado a suddividere a metà. Mi raccomando, non teniamo la melanzana troppo esposta all'aria perché altrimenti potrebbe cominciare a cambiare colore e non vogliamo ottenere questo risultato, quindi cerchiamo di essere veloci. Abbiamo esaurito anche la melanzana, abbiamo creato questa montagna di verdure e ci siamo lasciati per ultima la cipolla di Tropea. Perché? Perché questa la mettiamo direttamente in padella come prima preparazione. Quindi andiamo a pulirla, togliamogli tutta la parte diciamo non commestibile oppure troppo dura, la mettiamo da parte e dopo che l'abbiamo privata e pulita da tutta la pellicina e dall'involucro esterno, la andiamo a tagliare ad anelli in questo modo. Ho preparato una padella antiaderente abbastanza capiente, io ora vado ad accendere il fuoco, un bel giro d'olio generoso all'interno della padella, come potete vedere l'olio è caldo, sto aggiungendo gli anelli di cipolla, le cipolle stanno cominciando a soffriggere per bene in maniera importante, non vogliamo, come abbiamo detto prima, creare un soffritto particolare, quindi cominciamo ad aggiungere le melanzane come prima verdura. E andiamo con una prima presa di sale affinché l'acqua presente nelle verdure possa cominciare a uscire.
Lasciamo appassire anche le melanzane per 2 o 3 minuti, poi aggiungiamo i peperoni, le zucchine, i fiori di zucchina li andremo a inserire nella padella per ultime. Perché? Perché vogliamo mantenere la loro croccantezza. Andiamo quindi a inserire i peperoni. Andiamo a prendere un altro pochino di sale, la seconda presa di sale, affinché anche il peperone possa cedere la propria acqua. Ecco, noi siamo arrivati a questo punto della preparazione, i peperoni sono dentro da 2 o 3 minuti, prendiamo un coperchio e teniamo così per 5 minuti e poi andremo a mettere i fiori di zucchina. Ecco fatto, io gli ho tolto il coperchio, nel frattempo gli vado a dare un'altra bella mescolata ed è giunto il momento di mettere i fiori di zucchina. Questi appassiranno subito e renderà il piatto un pochino più bello, un pochino più simpatico. E mettiamo di nuovo il coperchio per altri 5 minuti. Trascorsi altri 2 o 3 minuti, ho tolto il coperchio e vado a inserire finalmente anche le zucchine. Mettiamo anche un'altra presa di sale e via altri 5 minuti con il coperchio. Abbiamo messo circa 2 o 3 minuti fa le zucchine, ho tolto il coperchio un attimo perché voglio subito mettere il basilico che ho lavato, ma non lo tagliamo, andiamo a mettere direttamente la fogliolina intera all'interno della padella insieme alle verdure. Mettiamo anche del pepe, una bella girata. Allora, io ho rimesso il coperchio e continuiamo così per altri 5 minuti. Poi vi faccio vedere in genere che cosa faccio io. Come vedete, anche le zucchine dopo qualche minuto si stanno cominciando ad appassire come le altre verdure. Noi ora facciamo questa cosa che è per lo più un trucco. Richiudiamo la padella con il coperchio, spegniamo il fuoco e lasciamo andare per qualche minuto così. La condensa continuerà la cottura della zucchina, che però rimarrà croccante. Stiamo così per circa 5-10 minuti e poi andiamo a mettere l'acqua della pasta. Ho preparato la pentola con l'acqua per cuocere la pasta, accendiamo a fuoco vivo, l'acqua bolle e noi andiamo a mettere 2 cucchiaini di sale grosso e buttiamo la pasta. Io per questa ricetta ho scelto delle penne. La pasta è cotta, spegniamo il fuoco e andiamo a scolare. Ora prendiamo le verdure, le mettiamo all'interno della pentola dove ha cotto la pasta. Allora ragazzi, noi abbiamo messo una parte di verdure, però vi consiglio di mettere quest'olio dove hanno cotto le verdure, perché invece di mettere l'olio a crudo utilizziamo questo e non lo sprechiamo. Ho scelto un bel piatto dove sto andando a mettere la nostra pasta con queste verdure ai sapori dell'orto. Andiamo a mettere anche qualche verdura sopra e non può mancare un pochino di basilico. Come vedete ragazzi, il piatto è pronto, andiamo a fare la prova dell'assaggio. Allora ragazzi, io vi dico che oltre a mangiare questa pasta, queste penne insieme alle verdure, io ne ho tenute anche un po' da parte perché stasera voglio fare un barbecue e quindi ho detto le vado ad accompagnare, diciamo un po' per sgrassare un po' il sapore di carne. Intanto andiamo ad assaggiare queste penne perché secondo me sono davvero ottime. Allora, le andiamo ad assaggiare insieme. Si sente un profumo, ragazzi, anche di basilico non indifferente, ve l'assicuro. Andiamo ad assaggiare. Buonissime, buonissime. Allora, il piatto è ben equilibrato, il basilico si sente, conferisce davvero un profumo e un sapore unico a queste verdure di stagione. Sono sicuro che questa ricetta, come spero anche le altre, vi piacerà. Seguitemi sui social, in particolare su Instagram. Facciamo ogni venerdì sera un live. Fate questa video ricetta, provate, tanto è una cosa molto semplice. È di stagione, quindi non c'è nessun problema per trovare queste verdure. Da Chef Fabio e dalla Cucina per Tutti, ci vediamo alla prossima video ricetta. E siccome è orario, io mi vado anche a finire queste ottime penne. Ciao ragazzi, ci vediamo!